Radio Cusano TV Italia. Benvenuti e bentrovati da Francesca Pierri con una nuova puntata di 264 Zoom. Gli italiani costretti a casa dalle misure di contenimento sociale stanno riscoprendo vecchie abitudini, molte di esse sono sicuramente incentrate sul valore del buon cibo, ne stiamo vedendo moltissimi di challenge, video ricette, tutorial, dirette social, ma se parliamo di ricettari sicuramente non possiamo che evocare il padre della lingua e della cucina domestica, Pellegrino Artusi, autore del celebre ricettario Artusi, la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene, con un numero altissimo di edizioni e dalla straordinaria diffusione in tutto il mondo. E il 2020 è proprio l'anno dedicato al bicentenario artusiano e dal mese di aprile si è simbolicamente deciso di far partire i festeggiamenti del gastronomo emiliano. La cucina è una bricconcella, il miglior maestro è la pratica. Queste sono solo due delle tantissime perle di saggezza contenuto nel suo manuale per famiglie, che conta ben 790 ricette. Se davvero la pratica è il segreto tra i fornelli, allora mai come ora in pieno lockdown possiamo dire di avere tutto il tempo a nostra disposizione per dedicarci a questa antica disciplina capace di dare piacere e sollevare l'umore messo a dura prova da questo periodo. Allora noi adesso guardiamo insieme la clip e poi vi presento l'ospite di oggi. Signor Polpettone, venite avanti, non vi peritate. Voglio presentare anche voi ai miei lettori. Lo so che siete modesto ed umile, perché veduta la vostra origine vi sapete da meno di molti altri, ma fatevi coraggio e non dubitate che con qualche parola detta in vostro favore troverete qualcuno che vorrà assaggiarvi. Speriamo che il libro vada in molte mani, perché era un libro che si leggeva più nel secolo scorso. È stato importante l'Artusi non solo per le ricette della cucina, ma anche perché dava in una bella lingua italiana dei consigli che fino allora le avevamo ascoltati solo in francese. Brillat Savarin era conosciuto solo dai ricchi, dai nobili. E invece l'Artusi poi penetrò in tutte le case. Io ero figlio di un carabiniere e di una maestra elementare, ma in cucina, nella cassetta del tavolo, c'era l'Artusi con una copertina con quei quadri di Chardin. Sai che c'è una lepre ciondoloni morta, una pentola di rame luccicante. E così avevo imparato a leggere da me, da bambino, avevo scoperto che con i risotti si può fare le frittelle di San Giuseppe. E allora appena vedevo il riso, volevo le frittelle dolci. Della salute questo è il breviario, l'apoteosi è qui della papilla. L'uomo, merce sua, può vivere centenario, centellando la vita stilla stilla. Il solo gaudio uman, gli altri son giuochi, Dio lo commise alla virtù dei cuochi, onde se stesso ogni infelice accusi che non ha in casa il libro dell'Artusi, e 10 volte un asino si chiami, se a mente non ne sa tutti i dettami. Un ammiratore. E questo era Paolo Poli a leggere appunto un estratto del volume dell'Artusi. Allora qui a Radio Cusano TV Italia ci tuteliamo subito dalle illazioni di Pellegrino Artusi, andando subito a salutare qualcuno che sicuramente ne conosce tutti i dettami, e sto parlando di Alex Revelli Sorini, professore accademico e gastrosofo. Benvenuto, professore. Salve, ma dopo una cosa come quella io mi devo mettere, non ho, al posto del farfallino mi metto gli occhiali. Bel papillon. È un grandissimo, non so se sarò all'altezza di tale apertura, ragazzi. È un'interpretazione unica.
Pazzesco, lui è un grandissimo. Beh. Senta, professore, allora io no, non credo in realtà ci sia persona migliore di un gastrosofo per celebrare un gastronomo, no? Quindi padre, tra l'altro, della cucina domestica. Ecco, però prima di entrare nella narrazione, io vorrei spiegare a tutti coloro che ci stanno guardando e che leggono Alex Revelli Sorini gastrosofo, che cos'è la gastrosofia? Allora, gastrosofo è un approccio di carattere multidisciplinare nei confronti del cibo e la base è di carattere storico-antropologica e su questa si innestano tutti gli elementi che sono legati anche alla degustazione sensoriale, alla fisiologia del gusto, alla nutrizione, per poi includere anche ciò che rappresenta l'opportunità della condivisione della convivialità. È un approccio multidisciplinare al cibo, che fra l'altro in Italia sono io e Susanna Cutini, siamo gli unici due che la insegniamo all'università, il corso di scienze gastronomiche, quindi comunque ci sta dando grandissime soddisfazioni. E se volessimo fare, non so, un esempio concreto per chi non riesce a capire da questa spiegazione, che tra l'altro è perfetta, però vorrebbe proprio tangibilmente qualche esempio. Allora, spaghetti al pomodoro, prodotto Esatto. per eccellenza di questi. Allora, spaghetti al pomodoro, li approccio sotto l'aspetto storico. Lo spaghetto arriva grazie ai mercanti, la pasta secca arriva, non lo spaghetto, la pasta secca, se no se c'è qualcuno delle università mi dice, ah, sbagliato. Allora, pasta secca arriva grazie ai mercanti arabi nell'epoca medievale. Poi viene l'arte di fare la pasta secca, noi italiani la creiamo, perché siamo noi che l'abbiamo inventata a livello mondiale. E poi a questo si aggiunge scoperta dell'America il pomodoro, ma non subito, dopo circa 250 anni il pomodoro che è arrivato da noi, dopo la scoperta dell'America, entra sotto le grinfie dei napoletani che ne fanno la salsa e si unisce agli spaghetti. Questo è il primo approccio. Secondo approccio, a livello antropologico lo spaghetto al pomodoro è senz'altro un legante italiano della cultura sia contadina che borghese. Quindi abbiamo la possibilità di comprendere come è un elemento unificante della convivialità. Terzo aspetto, lo spaghetto al pomodoro, carboidrati legati, carboidrati della pasta secca, che sono legati alla parte della verdura e del licopene contenuto nel pomodoro, è un piatto straordinario. Non a caso è un piatto buono da pensare e buono da mangiare, anche per la nostra nutrizione. La pasta è stata molto recuperata purché sia cotta al dente in maniera tale che non si sciolgano, diventino, passami il termine, un gel, perché questo è giusto ricordare i vari carboidrati, ma che diventi a livello nutrizionale funzionale. Questo è quanto, un approccino alla pasta al pomodoro. Senta, ma è vero che nel 2000, a inizio 2000, ancora si era nel dubbio se scegliere proprio per questa particolare disciplina tra il termine gastronomia e alimentazione? Perché appunto se si pensava alla gastronomia, si pensava allo spazio commerciale. Questo l'ho letto in un'intervista rilasciata a Marina Baldassarri del giornale di storia.net, che tra l'altro invito i nostri telespettatori a leggere se qualcuno vuole approfondire rispetto alla gastrosofia. Allora, guarda, ti dico con grande sincerità, bellissime le immagini che vedo anche del territorio. Quando noi abbiamo realizzato l'inizio, perché calcola che io ho 60 anni, quindi sono un po' vecchio rispetto a te, purtroppo lo dico per te, no, cioè per me lo dico, non per te. Quando io ho cominciato lo studio del cibo, dopo le esperienze legate, vabbè, all'università, altre cose, eccetera, ma mi occupavo soprattutto di lingue. L'approccio storico era gli esordi anni 90, un grande Montanari, per citare Montanari e Capatti in Italia sono i leader, sono di un'altra generazione rispetto alla mia, però sono loro i leader. Che succede? All'inizio, quando anche noi realizziamo un portale che tuttora è fondamentale, che è tacquinigastrosofici.it, 1.300.000 pagine consultate all'anno. Il termine gastronomia era per le salumerie. Qualcuno mi disse: ma perché sminuisci ciò? Perché gastronomia è basso di livello. Oggi pensa che significa gastronomia e che evoluzione ha avuto. Esatto, io la ricordo ancora la vocina, no? Gastronomia 79. E io, cioè, in effetti poi ha cambiato completamente connotazione. Quindi ecco, io in questo passaggio c'ero, ero presente. Comunque, veniamo all'Artusi. Noi adesso appunto abbiamo visto la clip in cui Paolo Poli appunto leggeva un estratto dell'Artusi. Quest'anno ricorrono i 200 anni dalla nascita dell'autore di La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene.
E adesso, se la regia ce la manda, vediamo appunto il centro culturale dedicato alla cucina domestica Casa Artusi, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook il telegramma del 1° di aprile del 1911, che recitava, ecco, lo leggiamo proprio: morto Pellegrino Artusi, istituendo erede comune di Forlimpopoli, seguirà informativa notaio, funerali oggi ore 14:30. Ecco, la prima edizione del libro fu stampata nel 1891, quando appunto la piaga dell'analfabetismo era tra le più alte in Europa. Il successo infatti è venuto molto dopo, no? Secondo lei che cosa ha attratto di più, perché ha fatto più successo? Questa scelta, allora, della lingua moderna, oppure proprio l'arte di saper raccontare una cucina, allora, povera ma essenziale? Diverse cose. Beh, prima caratteristica, prima volta al libro lui se l'è pagato da solo, perché se no facciamo tutti i miti. Cioè questo da solo si è pagato, sì, il libro. Sì. Secondo elemento, lui con la famiglia stava e venivano da Forlimpopoli, succede che un brigante fa la sorella, gli entrano in casa, succede un atto pesante, e quindi lui e la famiglia si trasferiscono a Firenze. Lui fa il bancario, cioè lavora in banca, insomma, no? Ecco, scrive diversi libri, ma non è che lo considerano troppo. Geniale però, appassionato, non sapeva cucinare, non a caso aveva la servente, cioè la signora, che la famosa Marietta, che sapeva cucinare per lui, e l'assistente. Lui che fa? Siccome lavora in banca, si rompe un po' le scatole. La verità è che se mi sentono quelli di Casa Artusi dir così mi spanno, ma io semplifico per arrivare di più al nocciolo, perché mi piace usare la semplicità, perché la semplicità è una complessità risolta. Quindi lui prende e dice: io dove arrivo col treno? Andiamo a vedere un po' in giro. Quindi lui con il treno va in giro per dove arriva il treno in Italia e va nelle trattorie a provare il cibo semplice. E questo cibo ha l'idea di riportarlo in un libro, in un tono borghese, quindi rivolto alla cucina borghese, che costi il giusto, che non abbia lo spreco, e soprattutto la sua genialità è quella. Non c'erano i social network, ma lui fa la prima edizione, ma dopo le rinnoverà per come? Aggiungendo che ricette che si faceva mandare dalle signore. Geniale! Era socialissimo da morire. E lui, facendo una cucina semplice, contro lo spreco, per le famiglie che possono farla, una cucina soprattutto di festa, aggiungerei io, arriva alla gente. Quindi chi si evolve si compra il libro, che però il grande successo dell'Artusi è dovuto anche a tutti gli emigranti all'estero. Cioè tutti i nostri emigranti, 9 milioni fra sud e nord dell'America, all'inizio del Novecento, insomma a cavallo, vanno là, e l'Artusi diventa il libro che, quando tu hai il denaro un po', ti fai di successo come emigrato, compri quel libro perché ti ricorderà le ricette, le radici della tua giovinezza, della tua patria. È lì la grandezza, cioè l'Artusi è grande anche all'estero. È chiaro. Che tipo di ricette sono quelle dell'Artusi, per quei pochissimi che non sanno di cosa stiamo parlando? Allora, ce ne sono alcune un po' folli, normale, rispetto a oggi. Cioè, calcolate una curiosità. Secondo te la pasta, la stessa pasta più semplice, una carbonara, è la stessa quella di oggi, di solo 30 anni fa? No, è innegabile. I condimenti cambiano, le materie prime cambiano. Cioè, a me che mi dice: no, dobbiamo fare in questo modo. Il cibo si evolve come la lingua. Oggi per me dire SMS, Skype, capisco di che si tratta. Per mia nonna all'inizio, quando uscì internet, lo chiamava internet. Ma cos'è internet? E io dico: nonna, è una cosa che mi mette in contatto con gli altri studenti, con gli studenti dell'università. Ed è indubbio che il cibo si evolve, si trasforma, e i cibi dell'Artusi hanno questa caratteristica. Sono comunque, dobbiamo dirlo, non di tutte le regioni italiane. Il limite di questo libro, se lo possiamo chiamare così per divertirci, è che comunque considera solo parte dell'Italia, cioè dove arrivava il treno, perché in queste 790 ricette non c'è di tutto. Questo è importante ricordarlo. Ma c'è una cosa che mi fa morire: la mortadella Bologna è già presente lì dentro. Per me la mia amata. Eccola qui la mortadella. Allora, vediamo se vuole proprio a una ricetta. Abbiamo scelto le bombe composte e ce le abbiamo anche. Posso carissima, base... sto vedendo fare questa poesia, un panino con la mortadella. Allora, ti voglio dire che il panino con la mortadella è tutto, può dirmi, più alto di cultura che si possa fare. Il panino è, guarda quei due pezzi di pane, sono il Graal dentro al quale è finito la mortadella Bologna IGP, che come la mordi, le molecole si aprono, ti arriva in bocca,
ti dice la sua grandezza, la sua bontà. C'è un preciso disciplinare che la caratterizza e che ci fa emozionare. Madonna, la mortadella. L'ho vista anche tagliata a cubetti, però a me piace più a fette sul pane, perché quando la tagli ti arriva il Si dice che profumo. non si debba assolutamente schiacciare la mortadella all'interno del panino, è vera questa cosa? Sarà un po'. Ma tu sei giovane, ma sei una grande, Ah, brava, brava. sì. Posso le dare molte lode, perché questa è un'occasione. Ho qualcuno a Bologna che può suggerirmi questa cosa, quindi. Aggiungo che il panino con la mortadella Bologna IGP sui social è quello più cliccato, cioè quando pubblichiamo, noi abbiamo anche un gruppo Panino Perfetto in Italia con un sacco di associati, sono stato uno dei folli delle università per primi a considerare il panino come elemento culturale, cioè contenitore di territorio, non solo il prodotto junk food che conosciamo, ma è un valoriale territoriale. Oggi il panino è diventato tutto questo, in tempi di coronavirus poi, figurati. Certo, Ebbene, immagino. posso dirti che il concetto del panino, quando lo metti con la mortadella, è quello che fa il panino perfetto, gruppo, il maggior numero. Oddio, fermo, piano, guardalo lì. Il profumo sta per scendere, eccola lì. La mano della donna. Questo è un atto che mia nonna mi faceva quando ero sì. bambino. La mano della nonna che adagia la mortadella sopra alle pane. Se possibile, meglio se leggermente caldo, in maniera tale che le molecole della mortadella, sensibili al richiamo sensoriale, si apriranno, inizieranno a volare, ti entreranno prima dal naso, dall'orto naso, dalla parte frontale, e iniziranno ad anticiparti la gioia di quella mortadella. Questa cosa Oh, no, no, no. potrebbe far venire fame a qualsiasi ora del giorno, comunque, in ogni caso. Possiamo mangiare la mortadella a qualsiasi ora del giorno? Certo, dipende. Io dico Benissimo. sempre, sotto l'aspetto nutrizionale, a parte che ora c'è meno sale di quelle che erano i primi, ma è chiaro che se ti mangi un panino con la mortadella, può essere tranquillamente un piatto unico che hai fatto all'ora di pranzo. Ci aggiungi, se vuoi, una bevanda, una birretta, quello che ti pare. A me piace molto una birretta, per me è fantastico. Poi scusa, ti immagini quello stesso panino, lo mangi con una persona che ti vuole bene, con la quale che stimi, donna o uomo che sia. L'idea di stare vicini, magari se siete due della stessa famiglia potete anche condividere il cibo. In tempi di coronavirus si sta lontani, però fidanzato, marito, cioè io sono sposato, quindi con mia moglie. Il panino te lo spacchi a metà in due e la mortadella Mio si apre e poi li mangi insieme guardando magari fuori l'ambiente. Anche se sei chiuso dentro casa, ti immagini di stare a fare un picnic. Chiudi gli occhi. Ed è un'emozione, cioè io dico sempre che il cibo ci può ricollocare indipendentemente da dove siamo a mangiarlo, se usiamo la testa, chiudiamo gli occhi, ci aiutano gli altri sensi a volare con il cibo. Io voglio fare per vedere ai nostri telespettatori appunto una delle ricette che è contenuta all'interno dell'Artusi, che è quella delle bombe composte. È davvero, ecco, la leggiamo, la vediamo proiettata oppure vuole narrarcela lei? Io la leggerei adesso, poi magari la spieghiamo pian piano. Sei tu la conduttrice, prego. Ecco, allora. Leggi l'incipit. Ecco le bombe composte dell'Artusi. Leggo, queste bombe devono essere scoppiate la prima volta a Bologna. Questo è il commento. La carica che contengono di cacio e mortadella me lo fanno supporre. Comunque sia, aggraditele perché fanno onore all'inventore. Acqua grammi 180, farina grammi 120, formaggio gruera grammi 30, burro quanto una noce, mortadella di Bologna grammi 30, uova numero 3, un pizzico di sale. Mettete l'acqua al fuoco col burro e col sale e quando comincia a bollire gettate in essa il formaggio a pezzettini e subito la farina tutta in un tratto rimestando forte. Tenete la pasta al fuoco 10 minuti circa, rimuovendola sempre e poi lasciatela ghiacciare. Ghiacciare immagino significhi appunto raffreddare, ghiacciare, no? Due passaggi sono in pratica, non è una polpetta fritta, è prima bollito la preparazione dell'impasto e poi è fritta, capisci la differenza? Oh, Esatto. bisogna saperla far morbida, è difficile da fare questo, E eh? infatti lo dice, lavoratela moltissimo e a riprese col mestolo, gettandovi un uovo per volta, prima il rosso, poi la chiara montata. E quando sarete per friggerla, aggiungete la mortadella a dadi larghi 1 cm e grossettini. Io sono una italianista, quindi mi emoziono quando leggo qualcosa del genere, perché io vorrei ricordare appunto che questa ricetta è stata scritta nel 1891, quindi è una lingua che ci somiglia, è una lingua probabilmente appunto, è la base della nostra lingua. Quindi
È uno dei tre libri, italiano. quello dell'Artusi insieme a Pinocchio e quindi quello di Collodi al libro Cuore, fra i più famosi nel mondo, proprio perché comunque è una lingua facile. La sua grandezza fu anche lì scrivere in modo semplice. E Io ne nella ho ricetta diverse trova copie, proprio addirittura in la. spagnolo, in francese, vabbè, insomma, è una cosa Esatto, divertente. è stato tradotto in 11 lingue, l'ultima peraltro in giapponese. Lei crede che sia stata esportata più. Cioè, come diventa l'Artusi in giapponese? Perché questa è una domanda che dobbiamo farci. Io credo, voglio essere sincero, l'Artusi è una cosa grande. Penso che sia più interessante soprattutto per i nostri, ripeto, migranti o chi ha radici italiane. Cioè anche all'estero, seconda, terza generazione, avere l'Artusi in casa anche tradotto in giapponese. Se mettiamo, c'è degli italiani che si sono trasferiti in Oriente e lì hanno avuto dei figli, può essere divertente. Però secondo me la grandezza dell'Artusi è quella che la fai con i cibi che hai, cioè non è che si Esatto. può comprare la roba. L'Artusi è anche grande per il non spreco, queste polpette, alla fine se ci pensi sono un cibo del riuso. Sono molto Sì. moderne oggi che non dobbiamo sprecare nulla. Per carità, non sprechiamo la mortadella Bologna GP, cioè i ritagli, quelli che rimangono, dovete metterli lì dentro. Eravamo rimasti ai dadini, quindi se non sbaglio, a lanciare sembra Tu veramente sai brutto dirlo. cucinare? Io so che. No, non, io so di non sapere, ok? Questa è grande. Io non So voglio grande. ammettere queste cose in televisione perché poi appunto tornano contro, immancabilmente vorrei non poterlo dire, quindi sì, sono per Socrate, sono dalla sua parte. Allora, termino con la ricetta, quindi qualora l'impasto riuscisse un po' troppo sodo per la qualità della farina o perché le uova erano piccole, aggiungete un altro e ne otterrete tante che basteranno per 6 persone. Se queste bombe sono venute bene, le vedrete gonfiare e rimanere vuote dentro, ma ci vuol forza in chi le lavora. Servitele calde per contorno a un fritto di carne o di fegato, oppure miste a qualunque altro fritto. E così termina questo capolavoro. Beh, sai, qui a parte che per friggerle lui utilizza il burro come tipo di prodotto. Oggi, insomma, burro, meglio utilizzare olio di semi o di arachidi, insomma, perché per tanti motivi. Diciamo che tanto a me le polpette piacciono, mi fanno impare. La polpetta è l'elemento classico del cibo del recupero di tutte le territorialità italiane. E a seconda, quella stessa polpetta, se la fai con la mortadella Bologna GP in Sicilia, probabilmente avrà dentro aromi e ingredienti diversi, che se la fai sempre con la mortadella Bologna in Trentino, cioè cambiano. È Sì. Esatto. bellissimo questo, no? Noi Italia siamo messi per così, capito? Biodiversità, qua giù, qua su c'è una cosa, qua giù c'è un'altra. Se eravamo messi per così, eravamo fregati, capisci? No, giuro, eravamo tutti uguali, avevamo tutti gli stessi pomodori, la stessa roba. Invece è meraviglioso avere l'Italia dove c'è il cibo. Io mi auguro che ci sia consapevolezza della grandezza alimentare dei prodotti che noi abbiamo. Questo che alla fine conta. Saper cucinare o meno si può imparare, però ecco, guarda là, i mercati, Beh, mi la sua emoziona. materia comunque va a indicare proprio questo, è questa la funzione della gastrosofia, che brutta parola funzione. Professore, io la ringrazio allora moltissimo per essere intervenuto oggi con noi, per averci portato la vera e propria gastrosofia e per aver festeggiato il bicentenario del nostro Pellegrino Artusi. Grazie Grazie a voi, grazie mille. tanto. Arrivederci. Arrivederci. Siamo stati con Alex Revelli Sorini, il nostro gastrosofo, per festeggiare appunto il bicentenario di Pellegrino Artusi. E allora tanti auguri, voi se avete perso questo contenuto andate a recuperarlo sul nostro canale YouTube Radio Cusano TV Italia. Ci vediamo presto e grazie.